Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'inizio del primo dei DLC, ovvero Gangster in Space. Oggi andiamo all'hangar 18, 1 e mezzo, a 2 km da qui. Aia! So far, man. Totally fucking killing it! Send you the location of the next shoot. Once you're there, we'll get the boat underway. Just come on back to craft services. Va bene, arrivo subito. E anzi, visto che siamo vicini all'alloggio. Pleasant bit of action, eh? Madonna. Ecco fatto. Andiamo là con stile. Tra l'altro, non mi ricordo, ma sono abbastanza sicuro, madonna mia. Alla fine del DLC dovrebbero darci anche i veicoli degli alieni, tipo la motoretta aliena che abbiamo sparato l'altra volta, il loro veicolo volante, la loro nave aliena. Vabbè, alla fine sono comunque cose extra da avere, anche se ormai siamo a fine gioco e poco ci servono, però. Ah, ok. All these blokes part Ehi là. Some are. Most of them are from different shows. Any shows I've heard of? I don't know. Take a look around if you want. È quello che volevo fare, infatti. Ehi, ciao! You're the bee's knees. Tra l'altro non posso correre qui. C'è il set di una prigione anche. Wow! Look at this set! It's kind of lifeless. What's wrong with the real thing? You know how hard it is to shoot on top of a building? Makes sense financially. This is worse than finding out the tooth fairy was just my drunk uncle with a pair of pliers. Che cosa triste, grazie. Questa è la scena di un disastro aereo. Questo è il catering. Aspetta, tra l'altro, noi dobbiamo controllare ovunque. Non mi ricordo dove sono effettivamente tutti i collezionabili. Che vita triste. Mio zio era la fatina dei denti ubriaca. Tra l'altro l'edificio qua mi ricorda molto quello di Saints Row 2. Un altro di questi, perfetto. Dobbiamo controllare un po' dovunque. Non vorrei perderne neanche uno, se possiamo. Armi aliene. Grab your weapon before you head in. Sono la versione aliena delle armi della Stag. Ok, mi sembra che qua non ci sia più niente, quindi possiamo proseguire. Perché c'è una bambola gonfiabile? C'è la nostra statua però. Questa si chiama The Saints of Saints. Eccola qua. Saints of All Saints. Che tra l'altro, piccola parentesi, questa statua ce l'abbiamo anche nella serie di Fallout. Ma perché è pieno di bambole gonfiabili qui? Action! We must disable the mind control devices to stop the invaders from taking over the city. What will happen to the people if we ecco fail? Fatto. Their minds will be taken over. They will be forced to obey the invaders' every command. I can't. I won't. Let this city down. If this city falls, the earth falls with it. Ecco fatto. Che io sto cercando di colpirle tutte alla testa, perché quest'arma è veramente terribile. È veramente orribile. E abbiamo solo questa. Che tra l'altro, appunto, non mi ricordo se gli oggetti collezionabili sono anche qua nelle scene oppure sono solo fuori. La schiena. Chi è che mi colpiva da questo lato? Vabbè. Ma ecco fatto. Ma quelle c'hanno un fucile? O ce l'avevano tutte? Non lo so. Allora, io vorrei colpirle. Ecco, una così. Però in teoria il gioco mi dice che devo ucciderle così. Vedi, loro c'hanno il fucile. Io c'ho le pistoline di merda. Io c'ho le pistoline brutte. E loro c'hanno il fucile. Dov'è? Ah, scusami. Ah, devo difendere. Scusami, non avevo capito. Ecco fatto. Ecco qui. Dobbiamo ucciderne il più possibile. Dai. Ecco fatto. Dai, salta fuori. Ui.
Ecco, qui saremmo a posto. There's still more to shut down. Ben, let's move. Non scappare da me. Not shooting, love. Thanks. God damn it! Keep your ass in character, Quilana. Is it like that? Ma stai un po' zitto, ma lasciala in pace sta povera ragazza. Mamma mia quanto sei antipatico. Dai. I colpi alla testa con questo però. Allora non so se sono loro che fanno schifo, però i colpi alla testa con quest'arma uccidono instant, per fortuna. Ecco fatto. Dov'è che sei? Ah, eccoti, scusami. Ma mi date il vostro fucile, che è meglio di ste pistole del cavolo? È morta? Perfetto, ne mancano solo due. Qua non c'è più nulla, giusto? Credo di no. Di là si proseguirà sicuramente. Forza, venite a me allora. Ecco, qua ne manca solo una e altro obiettivo completato. Perfetto. Bam bam bam. Dai, stai buono. Adesso ti tiro un calcio in faccia. Principessa guerriera. Ma quindi posso anche ucciderla. Che cosa mi hai appena detto? Dove sei? Tra l'altro, fermi un attimo, fammi vedere. Allora, prima, se mi ridanno dei soldi, perfetto. Perché con questi soldi a questo punto, io non mi ricordo se i muscoli influenzano anche il danno o solo la distanza di lancio. Però, a sto punto, prendiamoli, no? Però non troppo, perché non vorrei spendere. Fammi vedere se anche spezzagli il collo è uguale. Credo di no. Credo che I'll start shutting it down. Non conti. Let me give it a go. But I'm supposed to. Trust me, I got this. I'll keep you safe then. Improv, brilliant. Ecco fatto. Ci penso io. Tu proteggimi. Ui! Non morire. Better move back. Stai buona. Tirati su. Via da qui. Holy shit. We have to keep going. Our work isn't done yet. Let's do it, Quilana. You do your own stunts? Ecco fatto. Però non ho sta cosa dei muscoli, non ho capito se effettivamente aumenta il danno o no, perché adesso le stiamo uccidendo. Prima non le uccidevamo con un colpo. Però vabbè. Meglio di nulla, no? Ma io... Ah sì, ho solo sta... Ma scusa... Ah, è vero, posso anche menarle a pugni. Bravi tutti. Ok, we're almost ready for the next sequence. Ma... No, dai. Cos'è sta roba? Certo, no? I can't believe him. We both broke character, yet apparently I'm wrong when I do it. That's what I'm trying to tell you. I'll show him what a horrible actress I am. Just like I showed that slut Marilyn when I was on the witness stand. Is this something I need to know? Let's just get to the next set. A parte che, scusa un secondo, ma il modo in cui è salito... Ma guarda, ma c'è un'animazione unica per quando sale sulla corda. Ma che figata! Tra l'altro questo è il set di Murder Bro. Questo è il set di Murder Bro dove ci sono tutti quanti i prompts. Questo è un fucile? Sì. Oh, finalmente una nuova arma. Oh, è un'arma veloce finalmente. Cos'è sta roba? Va bene, noi dobbiamo uccidere ancora qualcuno a calci. Stupido Killbane. Beccati questo. Quindi, tutti pronti? Si va in azione. All set? Action. The next guy shouldn't be far. Must be sad killing. Truckte. Must be sad to be killing your own people. They've made their choice and I've made mine. I cannot let them enslave the city. It's not just the city. It's the other things too. Merda. Oh, shit. Spacco la faccia a tutti ora. Morta? Credo di sì.
Ok, ce ne manca ancora una in teoria. Tracchete giù il collo. Eh già, io sono una star. Morta? Perfetto. E che non lo so che mi prendevo l'obiettivo. Però, giusto per sicurezza, abilità della gang. Ah, ecco, non mi ricordavo qual era questo qua del timer. Tra l'altro devo prendere questo qua dei collezionabili, è vero. E aumentiamo questo qua della rianimazione. Ecco fatto, un po' di bonus anche ai nostri companion non fa sicuramente schifo. Here we are. I'll cover you while you shut it down. Tranquilla, ti proteggo io se ti muovi. I can try. Ma muoviti, ragazza. Dove sta? Ah, era sopra. Ma scusami. Puttanega, che dolore. Muoviti però. Su, su, su. Ehi. Ma com'è morta? Ma scusami. Ascolta. Ecco, dai, salta fuori. No, 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 ma non sparatemi, mi raccomando. Facciamo sembrare tutto ciò molto più finto. Via, 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 via. Via da qui. Boom, boom, boom. Who said you can break more explosives? Damn it, stick to the script! I did it just like the last one. What's wrong with that? We already have to cut this out of final edit. So stop screwing up and just let the story. Ecco, oi. Whatever, we're keeping it. E certo che lo teniamo, tutti quegli esplosivi mica li buttiamo, no? Zaccate! Ok, mettiamo di nuovo l'arma veloce. Madonna, anche con questa funzionano. Credo che tutto questo DLC i colpi alla testa li abbiano semplificati a manetta, perché si sono resi conto che queste armi facevano un po' schifo. Si sono resi conto, effettivamente ste armi forse non sono così buone. Atterrato, giusto? Ecco fatto, ora è morta. We need to find a way out of here. There's the databanks. On one of these computers is the code to the spaceships. We'll have to split up. That'll go faster. Split up? Yeah, you go down, I'll look up here. Va bene. Forza. Io intanto finisco un attimo di ripulire qui la zona. Dai, salta fuori. Bastarda. Ecco fatto. Forza, forza, vieni. Cosa devo fare? We need to hurry. Ok. Oh, nemici in arrivo. Nemici in arrivo, sbrigati. Sbrigati, sbrigati. Perfetto. I'm not seeing it. Let's try down there. You take one end, I'll take the other. L'importante è che i nemici... Oh, scusami, ti stavo per sparare nella schiena. Stavo dicendo, l'importante è che i nemici muoiano. Poi, dove io vado e dove vai tu, mi frega relativamente poco, bellezza. Ecco qua. Forza, forza Quilana. Forza Quelag, vieni. Dai, su, su, su. Sii un po' più veloce. Ci sono anch'io. E arrivano i nemici, ovviamente. Forza, forza. Ecco fatto.
Not here either. I'll try this next platform. Mi ha fatto morire come ha fatto. Come ha fatto la giravolta quando è crepata. Allora, aspetta che vengo su. Ecco qui. Qui. Questa. Questa qui. Oh, di qua si va? No, peccato. Speravo ci fosse un segreto. Ready. Ci sono anch'io. Adesso arrivano i nemici, ovviamente. Strano ma vero. Invece no, ancora, Ok, meglio per me. What's that? You think you're the only one that can improvise? Okay, you've triggered. Che pezzo di merda. Let's see. I'll stop this thing. Go for it. I'll keep them off you. Sai, vero che se mi fai morire io ti ammazzo prima, vero? Madonna mia, che sequenza di... Ma scusami, ma quella gli è saltata proprio la testa? Ah no, invece no. Pensavo gli mancasse del tutto la testa. Perfetto. Sbrigati allora. Muoviti, muoviti, muoviti. Uff. Madonna mia. That was close. Let's find the ship and get out. Forza, forza, andiamocene. Brave ragazze. Set up the next shot. Are you serious? Replacements? Hold on, Jenny. You okay? I am not getting replaced here. I worked my ass off for this part. You don't gotta tell me. Ecco fatto. Prendila. Ecco qua. Prendi anche questa. E lanciamola via. We're under attack. Ma c'è un mega robot fighissimo lì. Dobbiamo andare da quella parte. Però prima, ovviamente, dobbiamo cercare i Chuck. Ma è la casa di Zimos? Ma scusami, perché c'è casa di Zimos? Cos'è, c'ha un programma tutto suo? Ci manca solo uno di questi. Ma sto robot è bellissimo comunque. Eccolo là. Ehi, bastarda. Cazzo fai? Ah, è ancora quella che ho lanciato, era ancora viva. Ecco, in teoria ora è morta. It looks expensive. I want it. It's a prop. Prop? It doesn't work then. Eh, I doubt it. Besides, what would you do with that thing anyway? Farei un sacco di cose. Anything I damn well please. Esatto. Madonna mia, che bello. Ci entrerei volentieri qua per girarci. Ma... Ah, ci sono i coniglietti che stanno distruggendo la città, tra l'altro. Va bene, prendiamo la prossima... Aspetta! Questa è la scena finale del gioco. Gangster in Space, quando ammazziamo Kilbane con lo stalattite. Va bene, quella che arma è? È un fucile a pompa? Ah no, è un mitra. Ok. Forse con questo qualche danno in più riusciamo a farlo. Esatto. Action! Con questo faremo sicuramente un sacco di male. Ok. Ah, eccola lì la nave. Ship's this way. Let's get there fast and get out of here. Puttanega. Spero che me lo diano sto fucile poi. Però non vorrei distruggermi i sogni da solo, ma mi sembra che forse non ce lo danno, non ce le danno quest'armi. Se non ricordo male, non ce le danno. E mi sembra che c'ero rimasto abbastanza male la prima volta della serie. Ma dai, alla fine comunque fanno cagare, però sono sempre belle da avere, no? Io sto continuando a puntare la testa anche per aumentare il mio coso degli obiettivi, che devo fare 500 colpi alla testa. Se non riesci già a farli in questa sequenza, che sono tutti semplificati,
quando cavoli li fai. Ehi, ecco fatto. Non so se riusciremo. Ecco, ce ne mancano 150. Non so se riusciremo a farne 150, però. Ecco qui. Però comunque ci possiamo provare. Il fucile qui è ottimo perché fa un sacco di male, però si surriscalda troppo velocemente. Io comunque devo uccidere tutti i nemici. Tutti, tutti, tutti. Ah, eccoli qua. Stavo dicendo, che fine hanno fatto. Ecco qua. Sto fucile fa un bel po' di danno. Il problema... ah, ottimo. Scusami. Eccola lì. Mi ricordavo di te. Come potevo dimenticarmi di te? Oh, ma dai! Dove sei? Ok. Ma dai, ma mi ha tirato giù a me adesso. E lasciala in pace, quella povera ragazza, su. E che cavolo. Xenofoba. Xenofobia, scusami, che cazzo ho letto. Ecco qui. Io intanto continuo ad ucciderli. Poi dopo ci pensiamo al resto. Dove cazzo stai? Ah, eccoti, scusami. Ma Madonna mia. Un po' esagerato, eh. Ma perché scusami. Ok. Non capivo perché ero ancora a terra. Va bene, forza, forza, muoviamoci. Eccoci arrivati, forza, entra. Perfetto. E ora si va via da questo posto. Cut, that's a wrap. Let's get this thing in editing and save it from Quilana's crap performance. Don't push me. Madonna mia, che antipatico. Io non so com'è il mondo del cinema, ma sicuramente registi del genere esistono. Perfetto. $11,000. Un bel po' di rispetto. Trovi Space Bruttina nel tele... ma dai. Space Bruttina. Il casco di controllo mentale è stato aggiunto al guardaroba. Basta. Ci sono soldi per me? $32,000, va bene. Vediamo che potenziamenti possiamo prenderci. L'energia siamo a posto. I danni, ci serve 48 di coso per questo qua dei danni da fuoco. Aumenterei magari qualcosa di questi, tipo magari gli esplosivi. Ok, facciamo uno di esplosivi. Anzi, facciamo anche due di gli esplosivi. Ecco qua. Ci sono $77,000 e il 50 per averli infiniti, 12,000 per il 3 del fucile, il fucile a pompa, le granate, ecco, aumentiamo anche quelle, facciamo anche la pistola, così abbiamo un bel po' di munizioni extra, facciamo il mitra e il fucile a pompa, ci mancano $1,000. Poveraccio, sempre il fucile a pompa gli manca qualcosa. E 12,000 per il fucile normale, ok. Per il prossimo potenziamento sappiamo cosa prendere. Che se non avessi speso i soldi magari per i muscoli ce l'avevamo già, però... dettagli. Anche perché ci servono anche gli speciali, quindi facciamo anche questo qua. E un negozio di armi c'è? Con $2,000 magari riesco a comprarmi giusto giusto poche poche munizioni. No, beh, non mi servono. Per adesso sto bene così. Anche se questo... questo è quasi finito. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!